Eccoci qui, ragazzuoli, continuiamo in questo mini episodio, forse. Vabbè, comunque, quello che è. Lo abbiamo lasciato all'interno del cortile della prigione, non si vede una mazza! Benvenuti nel cortile della prigione, non si vede niente. Allora, se non sbaglio, avevo aperto la porta serpente. E ora vado a ritrovare la porta serpente. James, dov'è la porta serpente? Boh. Ah, ecco, serpente senza testa. Ok, lì. Accendiamo un po' di luce. Siamo nel serpentello, dove c'è una sedia elettrica. Madonna, ma questi adesso camminano come i ragni. Ma che palle, ma questa no, sta cosa è nuova comunque, eh? Ehi là, ti ho visto. Sollecita tutte le guardie con effetto immediato, è assolutamente obbligatorio per tutti studiare il manuale. Leggermente, non si intende. Tutti ricordiamo sia solo l'ultima volta perché c'è stato un picco. Sebbene la maggior parte di voi è dimenticata, non si vede più un altro incidente. Vabbè, cosa però mi ha un po' rotto le balle, ah, eh? Che questi adesso si arrampicano.
palle. Vabbè, senti, quando arrivi arrivi, mi sono rotto il cazzo, va? Eccoti. Intanto. Oh, vieni qua. Facciamo così, va, perché se no qua. Ma che bastardo sei? Ma porca. Vabbè, però così, che merda di cosa così. Vabbè, ciao. Vabbè, sfoniamo, no? Un culo. Sì, vabbè, ma così è una merda, però dai. Non va bene così. Scendi, porco il clero! Madonna, ma che è? Sì, ma così veramente. Vabbè, ce n'è un altro. Vabbè. Sentite, andate a fanculo, guarda. Entrate se volete entrare, a fanculo, guarda. Mi sono rotto il cazzo.
Tanto dovevo farlo per forza, cioè non è che cambiava. L'obiettivo era proprio quello. Vabbè, però cazzo! Vabbè, se ne va pure. E vabbè però. Madonna, che è? Potete immaginare la fatica che sto facendo. Cioè, veramente. Gioco action diventato. Vabbè.
Dai, vieni, vieni, so che ci sei, eh? Io sto solo facendo finta di niente, di non vederti. Sono tornata qui io alla fine. C'è? Madonna, chi c'è? Da Rubi che abbaia, vai a vedere, dai. Madonna, che paura, già che io sono in qui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Madonna, ragazzi, sono saltati in aria, devo ammetterlo. Non me l'aspettavo tutto ciò, che io ho le cuffie. Dov'è? Dov'è? Dov'è un'altra ce n'è? Dove sei? Cioè, mi sto finendo tutte le munizioni io. Salve! Sei tornato in vita! Toh! Palle! Madonna, quella sta facendo la pazza. Pigioniere, bla 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 bla, folgorazione, bla bla, avviso al personale medico. Durante l'esecuzione di ieri sera, il pigioniere è ritenuto disabile, si è alzato e si è avvicinato alla sede senza alcuna assistenza. D'ora in poi bisognerà prestare massima attenzione all'esame e alla cartella clinica dei detenuti. Vabbè, sì, ciao. Un fatica mi ha piaciuto di vedere, blablabla, ma c'era chiamata piccola baronessa, sarà posta senza mai più essere vista. Bla bla blablabla, detto fornire alcuni dettagli della scomparsa della nave. Malgrado le ricerche provvedute dalla polizia, non furono mai recuperate nessun frammento, blablabla. Madonna. Nel 1939, tuttavia, si verificò un incidente ancora più bizzarro. Molte pagine mancanti, blablabla. Chi può vedere via queste vite, se è stata usata la locale a Gotoluca? Chi se teschi, teschi senza occhi dei dannati, se va, beh sì, ok, ciao. Oh, grazie, fatemi entrare qui e anche di corsa, fatemi aprire questa. Oh, sì. Allora, se non sbaglio, devo tornare di nuovo al cortile, perché ho preso un altro coso per sbloccare l'altra. Quindi andiamo al cortile. Non si vede una mazza. Ah, sei lassù. Ti ho visto, sai? Ci
Allora, devo averne preso uno, no? Ah, ok, il medio è qui. Allora, per aprire il cinghiale. Abbiamo perso quella toro. E dov'è quella toro, però? Non me la ricordo mica. Ma ci faccio tutto così? Ma mi sa che dobbiamo andare in quella toro. Ok, ma dove l'ha portato oro però? Serpente senza testa, mus senza corna. Mi sa che dobbiamo andare su allora. Esatto, mi sa che dobbiamo andare su al secondo piano. Ok. Le scale sono uscendo da qua a sinistra, no? Che palle così che si appiccicano a destra e a sinistra, che rompipalle che siete, vabbè. Ah no, ma qua io scendo però. Ah, cos'è la chiave dei piccioni qui? Me l'hai segnata? Ok, questo è seminterrato, quindi no, dobbiamo ritornare su perché i piccioni non me lo fa aprire. Quindi dobbiamo andare nell'altra scala. Ah, ecco, bue senza corna è lì. Me l'aveva segnata, molto bene. Ti ho visto! Ma che palle! Allora, intanto accendiamo la lucina. Lucina! Lo sapevo io! Dove sei, brutto? Madonna! Vorrei dire prima di andare al guardiola bagni. Senti, io prima vado di qua, appena si riaccende. Vabbè, chi se ne frega tanto. Dai, che sei qua sopra, vieni. Battuto. Dove sei? Sì, vabbè, eri qui. Vabbè, lo leggiamo dopo, va, andiamo, va. Ambarabacci ciccoccò, tre civette sul comò, James corre di qua e di là e noi andiamo sempre di qua, incentriamo in questa porta e finalmente troviamo il salvataggio. Allora, comunque è una rottura di palle sta parte, devo leggere pure il documento che ho lasciato indietro. Allora,
Questa era, se non sbaglio, sì. Ho visto qualcuno che se andava in giro dopo che sono state spente le luci, di nuovo. Chiunque sia stato, quante volte devo ricordarvi che non dovete mai lasciare il vostro posto senza permesso? Il prossimo che becco lo denuncio al direttore. Prova a prendermi se ci riesci. Segnalati i disordini, C140 che urla, C136 lo perseguita e che le sbarre non possono trattenerlo, semistato sedativo. Reclusione a mezzogiorno, effettuata una perquisizione cautelare della cella bla bla bla, D5, nessuna traccia del detenuto uscito dalla cella senza sorveglianza, si raccomanda ulteriore valutazione psichiatrica. Non solo nelle loro celle è lanciato l'allarme, ricerche in corso. Aggiornamento porta del bagno sbarrata da dentro. Stiamo cercando di aprirla. Non si sente nulla dall'altra parte. Reclusione serale. Scusa, cosa che hai segnato, James? Non so cosa abbia segnato James. Non lo vedo cosa ha segnato. Vabbè, amen. Allora, boh. Qua è chiuso. Ok. Ah, qua torno di nuovo giù. Sì. O no? Qua da dove sono uscita? Ah, sono tornata di nuovo giù, solo che ho... Sì, ho accorciato la strada. Bastardo, Madonna, questo cazzo di cose di merda. Ecco, lui giustamente. Aspetta, sta roba, chi aveva appuntito? Boh, vabbè. È un peccato che tu non l'abbia trovato. Non conosci questo posto meglio di me? È tardi ormai, vado a fare una passeggiata. Bravo ragazzo, ho creato il compenso. Vado a trovare il mio amico. Dobbiamo farci entrambi un bagno.
Quando loro hanno perde male, loro dicono di avere, quando si ha l'altro non si può prendere, ma io non posso avere, il direttore dovrebbe prendere, io non dovrei avere. Caspita, c'è scritto qui. Vabbè, ok, ciao. Quando sei nelle celle la musica finisce. Ok, niente, andiamo allora nei bagni. Dai, vieni. Hai paura, eh? I bagni sono chiusi. I bagni. Da dove ci andremo dei bagni? Oh, bella domanda. Andiamo verso i bagni. Sta arrivando, lo so, le sbarre, i muri, non possono trattenerlo, entrerà in tren di sicuro, ho ancora tempo, posso farcela, ho quasi finito, ma è vicino, lo sento, sta arrivando per farla finita. Lasciate che arrivi. E dove sono in tutto questo? Ah, ok. Sono semplicemente da qualche parte. Ma la radio sta impazzendo? Che funziona e non funziona quando dice lei? Allora, devo dire la mia, sta cosa delle luci è un po' una rottura di balle, eh? Ah, fottuto! Sapevo ce ne fosse uno nascosto. James, però. Sì, vabbè, però James, ti fai fottere così. Fanculo. Sei un po' coglione, però, lo stesso, James. Che ti incastri in giro. Cioè, ma almeno da Dark Souls, se trapanano i muri, le cose non ti prendono. C'è un motivo. Ma qua.
Non voglio neanche immaginare cosa succeda qua. Dai, James, tanto devi cercare, vai. Prevedibile, Madonna. Mi sono persa, aspetta. Ah no, giusto, devo andare di qua. Ok. Anzi, facciamo prima l'enigma. Oh. Qual è che ho aperto? Cinghiale. Il cinghialotto, io deduco sia avanti, che io non mi ricordo dove è il cinghialotto, ragazzi. Sì, lo so che ci sei, amica mia. Se vuoi, vieni qua. Eccolo dove è il cinghialotto. Ciao. Madonna, chi c'è qua? Allora, vediamo però la prima la mappa della sezione cinghialotto. Ecco qua. Allora, quello è il magazzino. Ok. Ciao! Dove sei? Basta. Ah, sei entrata alla fine, brutta stronzottola. Qua dentro cosa c'è? Boh, qualcosa. Ah, qua è bello grande. Incendio di infermeria. Aggredito il personale medico e ha cercato di rubare il farmaco. Cioè,
Gira voce che si sta diffondendo una malattia tra i prigionieri, segnalata all'amministrazione. Turno un po' rimediano. E tre ha avuto un attacco di tosse, segnalato al personale medico. La domanda è da che lato andiamo? Io direi che ormai andiamo di qua intanto. The door is closed. Ma allora sei... Madonna! Dai, James, non ti incastrare. Madonna. Collezionabile. Tutto qui. Tutto sto casino per prendere un collezionabile, ragazzi. Ma porco Giuda. Ok. Dobbiamo andare alla sala visite. Ora le guardie pensano che siamo lebbrosi, non so perché, ma si stanno allargare, non mi lamento. Stai zitta e muori. Ora, quanti nemici ci sono qui dentro? Bella domanda. Bella domanda. Bella. Questa è un'infermiera, innanzitutto. Vaffanculo, puttana, l'hanno messa, vaffanculo, bastardi maledetti, l'hanno messa, cazzo, era qui. Ma porca puttana. Sono cagata addosso, porco il clero. Oh, Madonna. Madonna, mi sono cagata addosso, ho detto chi cazzo mi sta attaccando? Invece è l'urlo di quella lì, porco Giuda. Ah! Grazie.
Qui c'è chi è seminato. Si è chiuso dentro, ha preso la chiave, nessuno le guarda e allora riserva. Io so che c'è, stavo in pace della malattia, vedi se c'era anche bla bla bla. Vabbè, ciao. Ok. Salve signorella! Io intanto le sparo, così la tolgo dalle palle. Dai, vieni. Uno, due, uno. Oh. Stavo guardando la TV quella lì. C'è un cazzo. Nulla. Mi piaceva guardare la TV alla tipa, no? Salve! Dai, vieni. Allora, di qua si esce di nuovo alla sala pausa, dobbiamo andare ovviamente all'infermeria, ragazzi, l'infermeria, andiamo sempre all'infermeria. Figuriamoci, sono nel piano di infermiere qui dentro, eh. Venite, infermierine! Brava infermierina! Combo da 3! E ti faccio la combo da 2! Ce n'è una lì, una lì. Nel culo. Sì, vabbè, James, però. Combo. Vabbè, hai rotto le palle, porca miseria. Oh. C'è un'altra. Ma che due palle? Ma quanto ce n'è in infermeria? Oh. Vabbè, curati, va. Oh, cominciamo a far così perché sto iniziando a rompervi le balle. Sta la chiave quella lì. Rapporto sull'esame medico ripetuto occluso. Nessuno dei pazienti esaminati manifesta con sintomi di segno clinico di una malattia potenziale mortale, contagiosa di altro tipo. Sono state seguite anche le prove di resistenza consigliate. I risultati sono stati in grado, bla. Capovolgi. Perché lo stiamo facendo? Se non lo sai tu.
Merda, mi sono persa, mi sa, però ho trovato. Ah, mi ricordo questo, la colla e il coso. Ah, qua sopra c'è la chiesa. Ciao, amica! Dove vai? Ma... Affanculo. Scusatemi, ma qua dove siamo? Madonna, il terzo piano. Salve. Salve. Non mi piace questo rumore. Luce fu. No, niente luce fu. Madonna, cosa devo fare? Leggi. Ah, ma la... Malato, 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 mala, malato, malato. E quindi? Quindi dovrei mettere in italiano? Io scrivo malato, dov'è la M? Però aspetta, lui mi sta scrivendo sick. Io devo scrivere malato o sick? Ah, secondo me qualunque cosa scrivo me lo mette. Vediamo. Non è che ci voleva chissà che cosa. No, di qua non si va. Madonna, palle! Sono le scale. Siede niente. Ah, qua sono le scale. Ok, allora io sono lì, devo andare tutto a destra. Fanculo bastardo, Madonna! Oh, non è qua che ti schiaccio! Oh. Ok. Andiamo a fare qui l'enigma. Dobbiamo fare i piccioni. E quindi i piccioni. Facciamo così. Voilà. Piccioni fatti. Bene ragazzuoli, questo episodio siamo a posto, ci mancano solo da scendere dai piccioncini. Vediamo poi come va con la prigione. Ci vediamo al prossimo video, quindi voi lo vedrete domani. E vi invito a iscrivervi al canale, mettere like, commentare e ciao!